Questo libro, guardiamo se oggi si finisce questa parte di ripasso. L'altra volta eravamo arrivati alla potatura di allevamento, quindi tutte quelle tecniche che ci permettono di impostare una forma di allevamento voluta, che quindi abbiamo scelto prima ancora di fare l'impianto, vi ricordate, perché la forma di allevamento, oltre dai porti innesto, dalla tecnica colturale, dipende anche dalla distanza di impianto e i sessi di impianto, quindi dobbiamo avere ben precisa l'idea di come costituire il nostro, diciamo, frutteto. Poi, e quindi tutte le caratteristiche sono già viste, che sono un po' simili a tutti i vari frutti, no? Quindi avere un equilibrio vegeto riproduttivo, rispettare il più possibile la forma naturale, perché più che tagliate, poi più dovete tagliare. Ormai, tecnica moderna, ridurre in altezza quella che è appunto lo sviluppo della pianta, per non avere piante altissime, ci siamo? Ora guardiamo la potatura di produzione. Quindi, finiti la potatura di allevamento, l'olivo un po' di tempo ci vuole, perché non è uno sviluppo rapidissimo come pianta, quindi in una vite fate sicuramente più veloce, va bene, in pochi anni, insomma un paio d'anni, avete già impostato quella che è la forma di allevamento, nell'olivo ci vuole un po' di più, un po' dipende avete scelto. Comunque poi, finita questa fase dell'allevamento, a seconda della forma che avete scelto ci vorranno più o meno anni, insomma più o meno tempo, passiamo alla potatura di produzione, va bene? Come si è già detto, l'olivo fruttifica soprattutto sui rami di un anno, va bene? Che hanno una lunghezza generalmente tra i 20 e i 40 centimetri, va bene? Le formazioni fruttifere, e tra un po', insomma, se è possibile, vi farò una diretta da fuori nell'oliveto, sì, proprio ve le faccio vedere, va bene, si allungano dalla tarda primavera a maggio, quindi ancora un pochino ci vuole. Ora si potrebbe fare un'uscita per farvi vedere un pochino la ripresa vegetativa che è gestata sia nel vigneto che nell'oliveto, va bene, poi avevo messo anche il video del pianto della vite se l'avete guardato, e fino, quindi inizia nella tarda primavera questo sviluppo, fino all'estate, luglio, va bene, con la possibilità nel sud Italia di avere anche un allungamento autunnale, perché naturalmente l'allungamento estivo nel sud Italia è molto minore o bloccato per la carenza idrica, quindi completa l'allungamento nel periodo autunnale quando abbiamo nuovamente l'età idrica. La differenziazione a fiore delle gemme avviene all'inizio della primavera, è da evitare l'ingresso nelle dinamiche di alternanza. Come si è detto, l'olivo per ora, e vedremo, sarà quella pianta che soffre maggiormente di alternanza di produzione. Va bene? Quindi cosa vuol dire? Che noi abbiamo un anno ad altissima produzione e un anno a scarsissima produzione, e questo per il mercato non è sicuramente una cosa positiva, perché i vostri clienti tutti gli anni vogliono olio nuovo, lo vogliono un anno sì, un anno no. Vabbè, se avete olive da mezzo, le vogliono tutti gli anni, vabbè, no? Un anno sì, un anno no. Quindi, mentale, in questi frutteti, perché anche l'oliveto si può definire un frutteto. Quindi, dice, i processi di calcolo per raccolta sono attribuibili a competizione di carattere ormonale e nutrizionale tra frutti. E l'olivo è una delle piante che soffre molto della cascola pre-raccolta, anche perché la raccolta è molto prolungata. Si diceva, in un vigneto 2 o 3 giorni si raccoglie. Invece un oliveto ci vuole un paio di mesi, ma dipende dall'estensione naturalmente. Dunque, a parità di estensione, se dovete fare un certo tipo di vino, avete una raccolta brevissima. Vabbè, un vigneto, quindi con le vendemmiatrici o a mano con tanti operatori, comunque si fa veloce, non è che volete aspettare 2 mesi, perché no, l'uva poi naturalmente va incontro al fenomeno di marcescenza e non è più utilizzabile. Invece, se avete visto, anche quando siamo andati noi, era molto tardi, all'oleificio a Montalbano, nonostante fosse molto tardi, nonostante fosse un'annata con poche olive, ancora frangevano. Era passato 2 mesi da quando era iniziata la raccolta, che si è iniziata a metà ottobre, quindi vedete come si prolunga tantissimo la raccolta d'olive. Naturalmente, prolungandosi così tanto, è più facile andare incontro a eventi climatici sfavorevoli, tipo, oltre a questa competizione ormonale, nutrizionale, che è la cascola pre-raccolta, si può avere a ottobre, però si può avere anche una cascola tipo di durante la raccolta, che negli altri frutti è difficile da avere, proprio per questo grande prolungarsi, se arrivano dei venti forti, olive già mature, naturalmente si staccano e cadono a terra, naturalmente una volta cadute a terra non sono più utilizzabili. Bene. Invece la pianta dell'olivo non dovrebbe in linea di massima essere sottoposta a interventi di potatura di produzione successivamente all'ingresso in produzione, eccettuati gli interventi che apre i principi appena esposti. La pianta dell'olivo non dovrebbe essere sottoposta a eccessivi interventi. Quindi,
altre piante, il problema è che, diciamo, tra virgolette, tendevano a scappare verso l'alto. Invece l'olivo si è visto a un gradiente di vegetazione basitono, quindi tende a diventare un cespuglio, quindi proprio questa andare all'altezza, non ce l'abbiamo questo problema. Quindi dobbiamo soltanto fare le operazioni non esagerate che mantengano la forma d'allevamento, in parole povere, senza fare grossi tagli o grossissimi interventi, perché se no anche qui accentuate l'alternanza di produzione ancora di più, va bene? Vedete, la, diciamo, potatura può essere fatta, e questa è un po' una delle pochissime piante in cui si può fare, sia a cadenza annuale sia biennale, senza avere, diciamo, grossi problemi in quella che è la produzione. Quindi, in un vigneto, ve lo scordate di fare la potatura biennale. Tutti gli anni la dovete fare. Invece nell'olivo, tipo, se avete 1.000 piante, dice quest'anno ho potato 500, l'anno dopo altre 500, anche perché potare la pianta olivo non è potare una pianta di vite, è molto più, diciamo, impegnativa come potatura. E quindi lo potete fare e non avete grossissimi problemi. Non è che, diciamo, tra virgolette, sciupate la pianta o questa non vi produce più, va bene? Produce lo stesso. Anzi, forse quella è non potata, magari quell'anno lì togliete soltanto polloni e succhioni, proprio per liberarla all'interno, per facilitare la raccolta. Non è che non vi produce nulla perché l'avete potata, anzi, forse vi produce un po' di più rispetto a quell'altra che avete potato. Naturalmente la potatura, qui si generalmente viene eseguita a riposo vegetativo e sarebbe bene farla questa maniera, va bene? Ma c'è anche una potatura verde, tra virgolette, perché l'oliva era sempre verde, vabbè, quindi verde ci dice poco, ma insomma, con l'eliminazione, vi dicevo, di succhioni e polloni. A cosa è finalizzata questa potatura? Come vi dicevo, al mantenimento dell'equilibrio della struttura, quindi mantenere la forma d'allevamento che avete scelto, se no vi diventa un cespuglio, al risanamento, quindi rimonda, eliminando rami morti, ammalati o danneggiati. Quindi se avete rami, se avete visto la malattia dell'olivo pieno di rogna, eliminatelo, va bene? Quindi un ramo malato. Oppure durante la raccolta, oppure c'è stata una nevicata, qualche ramo vi si è rotto, eliminate i rami rotti, oppure quelli morti che sono seccati sopra, ci siamo per varie malattie, ci siamo. E poi l'eliminazione dei succhioni, va bene? E dei polloni da quello che è tutta la pianta, perché tanto abbiamo visto. Sono rami molto vigorosi che non ci producono poi assolutamente nulla. Ci siamo per l'alta vigoria, quindi fanno soltanto fase vegetativa e non quella riproduttiva. Una forma particolare, vi dice, di potatura riguarda il cosiddetto diradamento dei frutti, vale a dire la riduzione del numero di frutti in formazione allo scopo di incrementarne, però per le olive da mensa, la pezzatura di quelli che rimangono e ridurre il fenomeno dell'alternanza. Naturalmente questo si fa soltanto per le olive da mensa. Nessuno si sognerebbe di fare il diradamento dei frutti nelle olive da olio. Quindi soltanto se avete l'oliva da mensa farete questa tecnica, proprio perché lì è apprezzata la grande pezzatura dell'oliva. Non vi interessa fare migliaia di olive piccolissime, ma vi interessa fare di pezzatura, perché essendo un frutto che viene utilizzato fresco, intero, come si è visto per le mele, è importante, o l'uva da tavola, è importante anche la pezzatura. Avete visto nel frantoio invece l'oliva da olio. La pezzatura ci interessa poco, che tanto devono essere poi tutte frante, quindi un pasta diventa una pasta, quindi fosse più grandi o più piccole, ci interessa veramente poco, l'importante è il quantitativo d'olio. I principi sopra descritti trovano applicazione secondo modalità che variano in funzione delle forme di allevamento. Di seguito, qual è la potatura di produzione nelle varie forme di allevamento, ma molto velocemente. Vedete, nel monocono, ricordate quello che aveva questo aspetto appunto a cono, forma d'allevamento, abbiamo interventi tagli di ritorno e alleggerimento della cima dell'asse centrale e delle branche principale. Sempre eliminazione e succhione dei polloni, questo lo trovate in tutte le forme d'allevamento perché non ci serve a nulla succhione dei polloni. Diradamento, accorciamento di branche secondarie e rinnovo di quelle esaurite. Potature sulle cime dei fusti o sulle branche primarie per evitare, perché anche qui un pochino va contenuto l'altezza, il monocono, altrimenti va troppo in alto e poi diventa difficoltoso con la potatura degli anni seguenti e la raccolta. Poi abbiamo la forma allevamento a vaso, che si è detto una delle più diffuse in Toscana, con le varie varianti, tipo il vaso cespugliato. Qui dice modifiche correttive della struttura dello scheletro della pianta, naturalmente per mantenere la forma a vaso, perché la forma a vaso non è proprio naturale della pianta, è che un olivo naturale prenderebbe la forma a vaso. Poi anche sempre asportazioni di succhioni e polloni, tagli
tagli di ritorno sulle branche principali per ridurre gli ombreggiamenti, migliorare il microclima e facilitare tutti gli interventi, eliminazione, diradamento e la vegetazione nelle zone esaurite sulle branche fruttifere, cioè quei rami che hanno già prodotto e non produrranno più, vanno eliminati, perché tanto stanno lì e non vi fanno più niente. Poi abbiamo il globo. Con il globo facciamo tagli di ritorno sulle branche principali e laterali per contenere lo sviluppo, diradamento delle branche secondarie per diludere l'eccessiva densità di vegetazione interna. Già è tutto pieno il globo, si è detto, che si utilizza soprattutto nel sud Italia per favorire l'ombreggiamento interno, per evitare le ustioni, però se diventa troppo fitto, dopo veramente non ci fate più nessuna operazione, cioè tutte le olive che sono dentro, ne mancano dentro. Anche qui rinnovo delle branche esaurite, eliminazione dei succhioni e anche dei polloni, anche se un prometto, non è che nel globo ci lasciate. L'asse centrale, che vi ricordate è quello particolare, che ha una durata molto breve, il ciclo, che è adattissimo però alla meccanizzazione. Interventi di topping, cioè vale a dire abbassamento della chioma, perché questo lo raccogliete e poi le varie operazioni, anche la potatura viene fatta con macchine scavallatrici, naturalmente se vi diventa 5 metri non è che avete la macchina scavallatrice a 5 metri, quindi dovete contenere anche l'altezza in modo tale che la macchina scavallatrice vi ci passi. Rinnovo sistematico delle branche laterali che formano la parete, accorciamento delle branche laterali troppo allungate, mettetevi oltre un metro dall'interno dell'interfila, perché anche qui la macchina scavallatrice non è mica larga 10 metri, avete una larghezza in cui dovete passare, se vi si allarga troppo non ci passate più, rimanete bloccato nei rami, quindi dovete fare questa siepe in modo tale che la macchina vi ci passi. Eliminazione anche qui di succhioni e polloni, e questo va bene in tutte le varie forme di allevamento si fa, e sfoltimento della chioma quando e dove è troppo densa, quindi anche qui non troppo densa, perché altrimenti poi tutte le operazioni diventano veramente complicate anche se fatte con le macchine. Qui avete ora varie le tipologie di rami che ritrovate sull'olivo. Avete pollone e succhione. Vedete, sono entrambi rami vegetativi molto vigorosi. Va bene. Vedete, il pollone, diciamo, si sviluppa da quella che è la ceppaia e ha un aspetto selvatico. Ci siamo? Invece il succhione, vabbè, si sviluppa lungo ovviamente le branche e naturalmente anche questo si vede. Si conoscono immediatamente perché hanno proprio questo andamento vegetativo verticale, cioè vanno verso l'alto in maniera verticale perfetta, quindi vuol dire una grandissima forza vegetativa, una grandissima vigoria, ma questo in fase riproduttiva, quindi non vi producono assolutamente nulla e quindi vanno eliminati entrambi. Poi abbiamo maschioncelli che sono sempre dei succhioni, però un po' meno vigorosi, spesso vi dice provvisti di rami anticipati, che si sviluppano sul tratto orizzontale o curvo di branchie o branchette. Questi vanno o eliminati, va bene, o utilizzati per sostituire le branchette esaurite, però vanno curvati, perché vi ricordate che curvandoli, va bene, diminuite quella che è la vigoria e quindi favorite la messa a frutto. Poi abbiamo i rami vegetative, relativamente poco vigorosi, invece sono presenti nella zona mista delle branche fruttifere, vanno diradati se molto numerosi, perché appunto non vogliamo una vegetazione troppo fitta per evitare i ristagni di umidità. Poi abbiamo i rami misti, in cui le gemme della porzione basale e mediana producono fiori e quindi frutti, va bene, e quelle della porzione apicale, un germoglio o più germogli, produrranno fiori l'anno successivo. Questi sono la maggioranza dei rami produttivi dell'olivo, anche questi vengono diradati. Poi abbiamo i rami a frutto, che sono rami deboli, in cui tutte le gemme sono a fiore, e questi naturalmente vanno diradati soltanto se troppo numerosi, perché sono quelli che portando le gemme a fiore ci vanno a produrre. E poi le branchette esaurite sono quelle che hanno fruttificato, che hanno un'evidente filoptosi, cioè praticamente sono quasi spoglie, non hanno quasi punte foglie, va bene, e non hanno nemmeno crescita di germogli, e quindi sono proprio ormai a fine carriera. Naturalmente, vi dice, sono presenti in maggior quantità nella parte bassa e ombreggiata della chioma, vanno eliminate naturalmente e sostituite con i nuovi rami a frutto, perché queste, una volta esaurite, non produrranno più nulla, quindi è inutile tenerle lì, hanno finito il loro ciclo di produzione. Passiamo ora alla tecnica colturale, che poi non è diversa. Una parte generale, simile al latte, andiamo veloce. Naturalmente, la tecnica colturale, la prima è la gestione del terreno.
Come si fa la gestione del terreno? Si è già vista che è la parte generale. Si possono fare le lavorazioni del terreno, che è una delle pratiche più diffuse in Italia, ci siamo. Naturalmente cosa fate con la lavorazione del terreno? Smuovete gli strati, diciamo, più superficiali del terreno e vi serve a controllare le infestanti, perché con questa lavorazione andate a eliminare le infestanti. Migliorate la capacità di accumulo terreno. Interrate fertilizzanti e concimi, favorite l'areggiamento. Naturalmente, quando fate in estate, evitate anche la risalita capillare dell'acqua fino allo strato superficiale, quindi ne evitate l'evaporazione d'acqua, si ferma a livello delle radici, quindi è piuttosto positiva. Secondo una pratica diffusa, vi dice, vengono effettuati diversi interventi, due o tre, piuttosto superficiali, nella stagione primaverile-estiva. Naturalmente la spinta verso un crescente livello di meccanizzazione, seguita, vi dice, in alcune aziende interessate a ridurre l'impiego di manodopera, ha tuttavia portato a lavorare eccessivamente il terreno. E naturalmente se lavorate troppo, come tutte le cose, vabbè, quando si esagera, sono dannosi per la pianta. Perché gli organi, diciamo, lavoranti possono danneggiare le radici, perché se lavorate troppo e anche troppo in profondità, andata a danneggiare le radici dell'olivo, ci siamo? E causare fenomeni erosivi e di ruscellamento. Naturalmente questo se siete in collina, però se vi visto la stragrande maggioranza della coltivazione dell'olivo avviene in collina. Quindi potrebbe essere una forte problematica. Quindi lavorate troppo, smuovete troppo, andate a distruggere la struttura del terreno, vi arriva un evento piovoso importante, fenomeni di erosione. La lavorazione, vi dice, può anche determinare una riduzione della capacità portante del terreno. Interventi ripetuti nella stagione primaverile estiva provocano invece un rapido declino della sostanza organica dovuto a un'accelerazione, diciamo, della mineralizzazione. Perché se areggiate, naturalmente la sostanza organica va incontro all'ossidazione, è molto caldo, i microrganismi lavorano molto, quindi mineralizzano tanto, però l'olivo non è che usa tutto, usa quello di cui ha bisogno, non è che se c'è tanto non usa tanto. E quindi poi una parte di questa sostanza organica mineralizzata può essere persa. Ci siamo. E naturalmente, diminuendo la sostanza organica, perché questa viene mineralizzata, abbiamo un peggioramento della struttura del terreno, delle attività microbiologiche, bene, e quindi tutta una serie di problematiche che poi ci fanno degradare il nostro terreno. Per evitare tutti questi fenomeni, perché abbiamo visto che sono vantaggi e svantaggi a seconda di come ve le fate le lavorazioni, si sta diffondendo sempre di più un'altra tecnica di gestione del terreno, che è quella dell'inerbimento. Quindi se andate in collina sono sempre più spesso inerbiti e naturalmente la vegetazione erbacea deve essere controllata attraverso una serie di interventi di sfalcio. Certo, non è che nell'oliveto ci fate venire l'erba alta 2 metri, bene, quindi dovete controllarla con gli sfalci, scegliendo le essenze giuste, che non vadano a fare competizione con l'olivo durante il periodo estivo. Come ho parlato in classe di trifoglio sotterraneo, che quando arriva l'inizio dell'estate si dissecca, si autosemina e poi in autunno praticamente rigermina questi semi e va a ricoprire il terreno. Quindi durante il periodo estivo, luglio, agosto, inizio settembre, non c'è, non fa nessuna competizione, ma lì le piogge. Poi invece a settembre rigermina, ricopre tutto il terreno e in tutto il periodo autunno, inverno, primavera, dove le piogge sono più abbondanti, protegge il terreno. Quindi abbiamo la protezione senza competizione. Comunque, anche qui lo potete fare spontaneo, cioè con le erbe che avete voi, oppure lo potete seminare, quindi scegliete voi a seconda dove siete e quello che volete fare. Qui dice le buone pratiche di gestione del suolo, cioè avete una tabellina, vedete l'inerbimento può essere permanente o temporaneo, anche in combinazione alla faccia matura, la residui di potatura da interrare o lasciare sulla superficie come faccia matura, fitopatologici, perché se avete fatto potature di rimonda e avete rami infetti, non li potete lasciare sotto le faccia matura perché sennò diventano un potenziale inoculo gigantesco per le malattie del vostro oliveto. Quindi, se avete dei problemi sanitari, eliminatele le potature, va bene? Quindi, dovete sempre analizzare, cioè, ogni scelta può portare dei vantaggi e degli svantaggi. Siete voi tecnici che dovete analizzare e fare le scelte migliori. Poi, vabbè, distribuzione, letame, compost e sovescio. L'esalmazione si fa nel periodo autunnale, si deve interrompere. Sovesci di leguminose, come si è fatto noi, non nell'oliveto, perché non ci sta ancora l'oliveto, ma nel vigneto di Alla Bianca, avete visto il favino, come messo leguminosa da sovescio.
Oppure dai residui della lavorazione olearia si può distribuire anche in certi quantitativi, per esempio la sansa, che quindi è sempre sostanza organica che verrà degradata. Poi c'è il ciclo degli elementi nutritivi, naturalmente la fertilizzazione, il migliore rete vi dice il ciclo dell'azoto, perché aumento delle rese e maggior stabilità delle stesse. L'azoto è sempre l'elemento più complicato da apportare in un terreno perché abbiamo tante problematiche, i prodotti di lavamento, quindi va dato quando effettivamente la pianta lo utilizza. Poi altro fattore fondamentale, naturalmente l'acqua, che qui l'hanno messo ultimo, non è l'ultima, va bene. Naturalmente l'utilizzo di colture di copertura, va bene, quindi una migliore utilizzazione dell'acqua e quindi un'efficienza dell'uso dell'acqua migliore possibile. Ci siamo? E poi passiamo a quella che è l'irrigazione. Visto che si parlava di acqua. Allora, mi dice alcune caratteristiche morfo fisiologica della pianta conferiscono all'olivo caratteri di xerofitismo. Primo di tutto, la ridotta dimensione delle foglie, lo spessore della cuticola, che è molto spesso, la presenza di numerosi e piccoli stomi, che sono protetti da peluria, e la capacità di estrazione da parte dell'apparato radicale conferiscono alla pianta efficienza l'acqua disponibile. Quindi, olivo di carenza idrica molto difficilmente vi morirà, quindi non andrà mai incontro a quello che è l'avvizzimento che poi porta alla morte. Ma a noi ci basta che la pianta sopravviva? No, a noi ci interessa che la pianta produca, perché se no, vabbè, se sono piante ornamentali, allora ci basta che sopravviva. Ma se avete un oliveto per produzione o d'olive da mensa o d'olive da olio per essere trasformate, naturalmente dovete produrre. Quindi è vero che la pianta olivo a quella che è la carenza idrica e non vi morirà mai. Però dovete anche considerare che non la potete mandare in questi stress idrici, perché altrimenti non vi produce nulla e quindi poi non avete nessun ritorno economico. E infatti dice, tuttavia, la carenza idrica, soprattutto se prolungata, in particolari fasi del ciclo produttivo, può arrecare danni. Questo è ovvio, perché non è che senza acqua in eterno non è che vivremo in olivo. Naturalmente le fasi del ciclo risultano più a rischio sono quelle della differenziazione delle gemme, quella della fioritura. La fioritura è sempre molto delicata per quella che è la diversità idrica, e post-fioritura, fino alla prima fase di ingrossamento del frutto. E la caccola, qui può derivare anche da stress idrici. Successivamente all'induramento del nocciolo, va bene, la carenza idrica può influire sulle caratteristiche del frutto in termini di apporto polpa-nocciolo. Per le ragioni sopra indicate è opportuno evitare agli oliveti, con particolare riferimento a quelle per la produzione della mensa, qualsiasi stress idrico e quindi predisporre un impianto di irrigazione che permetta di rendere più precoce l'ingresso in fase produttiva e aumentare e rendere stabile la produzione. Poi vi dice, ho del terreno, evitando nel contempo che queste, diciamo, inerbimento vi faccia un'petizione idrica, come si diceva prima, alle vostre piante. Naturalmente, vi avevo già detto, l'olivo è una di quelle poche piante da frutto che se irrigate, va bene, aumentano la produzione senza diminuire la qualità. Cioè, se voi un vigneto lo irrigate, ecco perché in tante discipline vietata, producete tantissimo, va bene, ma con scarsa qualità, perché naturalmente gli zuccheri soffrono dell'effetto diluizione, accumulano meno polifenoli, quindi avete uva di scarsa qualità. Naturalmente qui quello non è un prodotto che è solubile in acqua, va bene, ma è olio, quindi un composto idrofobo, quindi voi ne aumentate il quantitativo senza peggiorarne quella che è la qualità. Certo, avrete olive un pochino più pesanti e ricche di acqua, quindi magari le rese percentuali saranno un po' più basse, ma il quantitativo totale di olio sarà maggiore che producete in un ettaro, senza avere un peggioramento della qualità. Cioè l'olio è della stessa qualità, bene? Perché non si può diluire nell'acqua che distribuite con l'irrigazione. Qui avete un esempio di bilancio idrico semplice. Naturalmente per la stagione va da maggio a settembre, perché lì sono le fasi importanti. Poi ovviamente prima di maggio e dopo settembre, cioè all'inizio primavera e poi in autunno qualche pioggia c'è sempre, quindi è difficilissimo andare in carenza idrica, un po' perché i fabbisogni calano, un po' perché le precipitazioni aumentano, quindi non abbiamo problemi. Vedete l'evapotraspirazione potenziale
è di 750 mm, quindi non è poco. L'evapotraspirazione, diciamo, consumata dalla coltura, quindi quella effettiva, vedete, si fa la potenziale per il coefficiente colturale, queste cose si sono viste in terza, vedete, ha un coefficiente colturale 0,5, quindi 750 per 0,5, qui hanno sbagliato il calcolo, sul libro correggetelo, non è 350 come ci hanno scritto, ma 375 mm. Piogge utili, mese maggio-settembre, nell'areale, qui poi si parla di condizioni medie, quindi tutto l'areale dell'olivo in Italia, è sui 100-150 mm. Magari poi a giugno invece in Toscana piove tantissimo, e quindi insomma, qui è una media nazionale, quindi ci dice poco, è proprio per darvi un'idea a voi. Quindi il deficit è di 200-250 mm, che voi dovete colmare in qualche maniera. Molti oliveti però, potreste dirmi, ma scusi professore, ma molti oliveti non sono mica irrigati. Effettivamente, molti oliveti non vengono irrigati, perché purtroppo fare un impianto di irrigazione costa, un intervento di irrigo costa, e purtroppo l'olivicoltura è in una grande fase di crisi. Quindi già non c'è margine. Aumentare le spese facendo un impianto di irrigazione e poi andando a irrigare, cioè, ci fa rimettere ancora più soldi di quelli che ci rimettiamo prima. E quindi molti dicono, vabbè, è meglio perdere un po' di produzione, ma evitare questi costi eccessivi. Infatti, se vedete, molti oliveti addirittura vengono anche abbandonati, perché proprio non c'è nessun reddito da questi oliveti. Naturalmente, i metodi per la distribuzione, questi sono già visti l'anno scorso nel capitolo irrigazione, possono essere quelli tradizionali gravitazionali, che ormai nessuno fa più, va bene, perché naturalmente avevamo un'efficienza bassissima, e quindi ormai si fanno tutti i sistemi a microportata, quindi a spruzzo, o ancora meglio a goccia, che hanno una grandissima efficienza d'utilizzo, quindi non se ne perde quasi nessuno, oppure, se è possibile, se avete le possibilità, la subirrigazione, che è il massimo, perché lì le perdite sono proprio uguali a zero, perché l'acqua venendo da sotto non subisce nemmeno nessun fenomeno di evaporazione. Poi abbiamo la fertilizzazione. Naturalmente la fertilizzazione qui vi rimanda a quella che è la parte generale per i principi da applicare nella definizione delle azioni relative alla fertilizzazione di fondo e agli strumenti per definire il piano di fertilizzazione e concimazione. È opportuno invece ricordare l'importanza della conoscenza del terreno, in tutto lo studio di estrazione avete fatto all'inizio. Quindi tutta l'analisi fenoclimatica è quella sempre per qualsiasi cosa che facciamo. Infatti poi vi dice l'andamento climatico, va bene, con tutte quelle che sono le piogge, che quindi possono andare a influire sul ciclo degli elementi nutritivi, soprattutto dell'azoto, e naturalmente dovete considerare la coltura, quindi che varietà è, che esigenze ha. Riguardo a quest'ultimo aspetto, va bene, vi dice, deve essere valutato il quadro complessivo delle caratteristiche della pianta dell'olivo, che è da considerarsi specie rustica, in grado di sviluppare un diffuso apparato radicale, di produrre in condizioni difficili, ma naturalmente, come tutte le piante, di sfruttare al meglio le condizioni più favorevoli per raggiungere elevate produzioni. Sì, vi produce anche se sta male, il discorso è questo, però se sta bene, vi produce di più e meglio, e questo mi sembrerebbe ovvio. Naturalmente, per questa ragione, è il caso di tenere presente la variabilità degli asporti annuali dei principali macroelementi nutritivi, che dipende dal livello produttivo e si raggiunge. E qui ci avete una tabella, va bene? Quindi le asportazioni dei macroelementi, va bene? Di frutto, legno di potatura, foglie delle potature, che naturalmente potate via anche le foglie, quando potate, perché è sempre verde, parti permanenti della pianta. E quindi porta di più è il frutto, naturalmente, e vedete poi alla fine avete un totale, di 2 kg, per esempio, ogni 100 kg di queste varie parti che avete andato a tagliare, 0,43 di fosforo, 1,75 di potassio, quindi un bel asporto anche del potassio, che vedete nel frutto asporta molto potassio, quasi 1 kg ogni 100 kg di olive prodotte, e del calcio, vedete, 1,88, anche il calcio ne viene asportato molto. Intervalli, vi dice, adeguati di contenuto fogliare di elementi nutritivi, quello se fate un'analisi fogliare che ci risulta all'interno. Se state in questo range con la nostra analisi di sangue, no? Se state in questo range vuol dire non avete carenze nutrizionali o eccessi, entrambi possono essere dannosi, ma siete nella norma. Certo, se c'è un minimo di scostamento non succede nulla,
se nella zona trovate 2,001 è che succede qualcosa, se trovate 4 c'è qualcosa che non va, vabbè, oppure se trovate 0,5, bene? Naturalmente dice, per una produzione di 4 tonnellate a ettaro, quindi 40 quintali a ettaro, sono calcolabili asporti pari a 40-80 kg di azoto, diciamo indipendenti, 10-20 kg di anidride fosforica, 60-100 kg di ossido di potassio, 75 kg di ossido di calcio. Naturalmente poi vi dice, per meglio determinare tempi e quantità da somministrare, sono state messe a punto procedure di analisi basate sul contenuto ottimale degli elementi nella foglia, appunto come dicevo, l'analisi fogliare, che vengono riportati in questa tabellina. Poi ci avreste le principali avversità e controllo, che però noi si sono già fatte tutte a biotecnologie, guardiamo proprio le cosine generali velocissimamente. È tutta una scheda, però non si è fatta nel libro di là, con i principali parassiti vegetali dell'olivo e i principali fitofagi dell'olivo. Naturalmente dice il controllo delle avversità biotiche, piuttosto che con metodi convenzionali, che quindi lotta al calendario che non si può più fare, è fatta tramite la lotta guidata, quindi vedere se effettivamente c'è l'agente di danno o l'agente di malattia. Quindi siamo andati verso l'agricoltura integrata o addirittura biologica. Ci siamo? Naturalmente per ridurre al minimo, e quindi ridurre al minimo anche l'impatto ambientale. Vabbè, qui dice gli interventi agronomici consistono nel praticare l'inerbimento degli interfilari che viene gestito una serie di sfalci, questo si è già visto, attuate al momento opportuno, oppure si possono fare le lavorazioni del terreno. La gestione integrata delle infestanti si basa su alcuni principi che riguardano l'ecologia dell'infestazione, la flora avventizia, che deve essere continuamente monitorata, cercando di mantenere una presenza complessa, evitando che nessuna delle specie si fra di sé, così che nessuna prenda il sopravvento. E naturalmente ogni specie infestante è testimone di una specifica condizione pedoclimatica o agronomica. Gli interventi devono essere attuati solo quando la specie inizia a diventare dannosa per la coltura, altrimenti la flora avventizia può essere ritenuta come presenza utile sotto i seguenti aspetti: perché partecipa alla copertura del terreno e quindi diminuisce i fenomeni erosivi, contribuisce alla formazione e al mantenimento della sostanza organica, quindi processi di formazione della struttura e di fornitura di elementi nutritivi, biodiversità floristica nell'oliveto. Riduce i processi di lisciviazione degli elementi friabili, soprattutto l'azoto, e contribuisce a incrementare la portanza del terreno. E poi induce un effetto dice, climatizzante nel terreno, tamponando le escursioni termiche. E qui ci avete su, lo guardate, questa tabellina su quello potrebbe essere il controllo della flora avventizia. Vi dico l'ultima due cose sulla raccolta, abbiamo finito, ci manca mezza paginetta, 2 minuti e vi lascio alla professoressa. La raccolta, che è l'ultima fase, bene? Quindi inizia con l'invaiatura, quindi negli oliveti è molto precoce la raccolta, e si è già visto nel paragrafo della fenologia quando avviene questa invaiatura, addirittura alcune varietà si è visto si raccolgono ancora prima dell'invaiatura, tipo la frantoio. Naturalmente per produrre olio dalle buone caratteristiche organolettiche, la raccolta deve avvenire negli stadi 1 e 2, cioè molto precoce, non quando è già tutta matura l'epidermide, quindi tutta invaiata l'epidermide o tutta la polpa, che avete visto abbiamo sia la maturazione dell'epidermide che della polpa. Per le varietà soggette alla cascola dei frutti è opportuno anticipare la raccolta e ridurre le perdite, naturalmente, perché se quelle vi cascano prima le raccogliete e meno ve ne casca a terra. Naturalmente, vedete, anticipare poi la raccolta vi permette di produrre olio di bassa acidità e quindi di miglior sapore. Naturalmente l'epoca di raccolta dipende dalla latitudine, nel nord Italia avviene da settembre a novembre, quindi vedete com'è abbastanza lungo, nel centro da ottobre a dicembre, nel sud ancora più tardivamente. Una volta veniva fatta tutta a mano, abbiamo gli agevolatori o addirittura meccanizzata. Quindi sistemi tradizionali, vedete, brucatura, il raccoglitore accarezza il ramo fruttifero e raccoglie i frutti per deporli nelle ceste. Si può quindi scegliere il momento adatto, essere molto delicati e non danneggiare i frutti. Particolarmente indicata per le olive da mensa. Certo, questa da mensa non è che puoi andare con la biaccatore e ammaccarle tutte, che dopo vanno in contromarcescenza. Se lo fate in quelle da olio, poi le trasformate entro 24-48 ore, non succede nulla. Ma quelle da mensa si devono conservare a lungo e devono essere perfette sul mercato. Poi vi dice pettinatura o strisciatura, i rami fruttiferi vengono pettinati con attrezzi, lasciando cadere a terra
i frutti su teloni predisposti sotto le piante, e poi si prende il telone, naturalmente si mette nelle ceste, raccattatura dopo che i frutti sono spontaneamente caduti sui teli a terra, si procede naturalmente alla raccolta. Questo metodo è attualmente invece sconsigliato per il calo di livelli quantitativi e qualitativi. Certo, se aspettate calano solo vuol dire che sono molto mature, invece se visto loro vogliono raccogliere prima, poi devono stare un po' più a contatto il terreno, che non è che siete immediatamente lì, quindi se non tanto il terreno, l'umidità non è che gli fa bene rigenerazione delle molecole interne, quindi una peggior qualità poi dell'olio finito. La raccolta meccanica, mediante l'utilizzo di macchine scostitrici, che ne determina quindi il distacco dei frutti ogni peduncolo, viene consigliata per le coltivar da olio, sempre per lo stesso discorso che la mensa, se cadono a terra già si ammaccano. Gli scositori sono formati dalla testata vibrante e da pinze. Avete visto, c'è un braccio meccanico che abbraccia quello che è il tronco e lo scuote, molto semplice, va bene? Naturalmente lo fate con quelli che hanno un tronco solo, se avete un vaso cespugliato non lo fate perché se no staccate tutti i vari fusti che avete, vi rimangono tutti attaccati alla macchina. Naturalmente il frutto cade sulle reti predisposte a terra, a meno che non vengano utilizzate le macchine scuote raccoglitrici che combinano l'operazione e quindi inglobano anche il frutto all'interno. Su un ciclo vitale, vi ci ipotizzate circa 40-50 anni, però è molto più lungo poi, se lo tenete bene un oliveto, almeno per i nuovi impianti, la piena produzione viene raggiunta dal decimo anno. Quindi vedete, ha una fase di produzione crescente molto più lunga delle altre piante da frutto. Quando una singola pianta è in grado di produrre anche dai, da 15-50 kg di frutti, quindi una pianta anche piuttosto produttivo. La produzione media è di 4-5 tonnellate a ettaro di drupe con una resa in olio di circa il 20%. Poi qui dipende dalla zona e dai periodi. Tipo qui, colline toscane, quando si inizia fino a ottobre la resa è di 13%, 12%. Quando si arriva forse a dicembre abbiamo 17-18%. Quindi questo 20% prendetelo un po' con le pinze. Poi qui avete tutta una tabella in cui vi dice quant'è la potenza della trattrice in base alle ore dell'operatore, vedete, naturalmente con il vibratore intercettatore addirittura 266 kg a ora per operatore. Il vibratore trainato 81, perché è molto meno pratico da utilizzare. Con questi dati li potete guardare anche da voi, non è che